Nel fronte della medaglia io ho rappresentato questo germoglio che viene raccolto da una mano con un pezzo di terra, perché sta a simboleggiare quanto queste mani siano l'aiuto che viene dato a questo germoglio per rinascere. Una rosa che è il simbolo della donna, cioè il fiore della donna per me. Perché hai scelto questo fiore? Perché è la rinascita della donna, magari. Da un lato una rosa, dall'altro un germoglio, simbolo della rinascita. Si chiama il fiore della vita ed è la medaglia realizzata dagli studenti dell'ISIS Margheritone di Arezzo in occasione del 66esimo mercatino dei ragazzi. Per me ha rappresentato, diciamo, una speranza in più per quelli che hanno una vita peggiore. Prosegue infatti la collaborazione tra studenti e Calcit. Il Calcit è un'associazione di beneficenza che aiuta tante persone e tante famiglie in difficoltà. Insomma, quando capita di avere un tumore è veramente drammatico per una persona. E il Calcit aiuta queste persone. Noi cerchiamo di aiutare il Calcit, quindi indirettamente ci piace fare questo. Il prossimo 12 maggio le medaglie saranno consegnate a tutti i bambini che prenderanno parte al mercatino, con oltre 500 banchini disposti dalla zona Eden sino ai bastioni. Sono state riprodotte in 1500 copie, che si fa sempre ormai anche questo da anni, la ditta Amom di Fabio Veneri, e ovviamente a questo punto diamo appuntamento a tutti al 12 maggio. Anche, e ricordo che lo stesso ISIS Margheritone Sezione Orbe sarà presente al mercatino, perciò darà un ulteriore contributo.